un ennesimo atto per essere vicini a questa azienda. Al momento com'è la situazione con la vertenza Betafence? Ma abbiamo fatto un incontro il 29 al Ministero e purtroppo la situazione non è cambiata, nel senso che l'azienda adesso sta cercando di prendere tempo, ha chiesto 6 settimane per presentare un nuovo piano, il Ministero gliene ha concesse soltanto 3. Il problema è che più tempo passa più van via i clienti, perché chiaramente la situazione di incertezza non aiuta un mercato che comunque insomma inizia a diventare complicato. Per questo oggi abbiamo voluto fare questa iniziativa di sciopero con i lavoratori davanti alla fabbrica. Domani saremo all'Università di Teramo in presidio durante la visita del Presidente Conte, che proveremo ad incontrare per informarlo di quello che sta succedendo qui a Tortoreto, e nelle prossime settimane non escludiamo di andare a Milano nella sede di Carlyle di Marco De Benedetti, proprietaria di Betafence, e anche davanti all'assessorato al lavoro, che era il vero assente dell'incontro del Ministero del 29, perché non c'erano né Regione Abruzzo né insomma assessori o presidente della Regione Abruzzo né provincia di Teramo, e questo è sicuramente un dato negativo di questa vertenza. Anche perché ora il tempo è veramente poco. Sì, noi crediamo che di tempo ce ne sia poco, perché più il tempo passa più si rischia di mettere in difficoltà il mercato di questa azienda. Ovviamente insomma i clienti che vanno via è difficile recuperarli, per cui non vorremmo che ci venissero a dire che insomma l'azienda non si può più salvare, perché le loro operazioni hanno determinato di fatto un problema irreversibile.